Stai già registrando? Ma sei un pirla, poveri sono tutti bastardi. La triade. Siamo tornati. Tasty Vanilla by Vaporub Evolution. Vanilla by Vaporub Evolution, no. Liquido un po' particolare, perché è una vaniglia casta, innanzitutto un po' particolare perché è sponsorizzato da noi, esatto, sì, ragazzi, praticamente il produttore, facendo la linea nuova, ha deciso di chiedere a svariati amici che comunque fanno video oppure fanno foto su Instagram, se Oppure alza la voce, vi andava o ci andava di sponsorizzare un determinato libro. E a noi ci andava. E a noi c'è gradito. Certo, ci andava. Quindi sulla botticetta non avete il nostro logo, perché comunque no. Il liquido non è nostro. No. Noi solo lo sponsorizziamo. Sulla locandina che troverete proprio invece, questo, perché poi della linea non c'è solo questo. Ci sono 5 liquidi. Sono 5 liquidi sponsorizzati un po' da diversi personaggi del web. Questo è il nostro. Questo è il nostro. Nella locandina che troverete nei vari negozi dove tengono Vaporub Evolution, troverete il nostro logo. Di fianco a questo. Di fianco all'immagine del liquido. Certo. Quindi. Che cos'è? È una vanilla custard. Benissimo, quelle che piacciono a me. Quelle che piacciono a te. Tanto Visello lo sta già svapando nel un atomizzatore da 42. Vanilla custard, un buon odore di vanilla custard, molto cremoso e anche un pochino liquoroso. Mm. Prego, sgavorai. Sgavaraus. Cosa devo fare? Al naso. Al naso. No, sa di vanilla. Vanilla custard. Vanilla custard. Vuoi... Sì, lo so già. Lo so già, però... Io l'ho già annusato anche solo l'aroma. Vuoi cambiare colore intanto? In che senso? Mettiamo un rosa, dai. Rosa? Sì, metti il rosa. Sì, metti il colore multiplo. Mettici l'arancione, dai. Arancione, ma sembra luce. Vai con l'arancione. Quindi, allora, noi lo proveremo su ma due... è tutto buio. Noi lo proveremo su due sistemi. Due sistemi. Ammazzati, bravo. Bella questa. La Flavor e da Cloud. Sì, io ho il mio tip perché non ho roba da... Io da Flavor... O questo? No, questo qui è da Cloud. Asgard 30 mm, sono una dual coil da complessa NI80 per un risultato finale di 0,13 90 watt, senza esagerare. Vai. Senza esagerare. Tu tirano intanto, anche tu. Che poi io faccio cambio col bisello. Cala la nebbia. Nello invece lo prova. In Flevo. Su una drag, okay. Drag maxi e due battery, comunque una drag, okay. Con la coil da 0,20. Benissimo. A me vado. Piace, in Cloud piace, mi piace perché è dolce, buono, ma anche quel pizzico di amarognolo, ma leggermente, che spezza un attimo e mi piace, è buono. Sai cosa, mi ricorda un po' tendente al caffè. Allora ragazzi, in Flevo, comunque su una drag con la testina da 0,2, in aspirazione avete proprio questa abbondante vanilla custard, molto molto dolce, molto molto cremosa, e poi vi arriva un gusto tipo liquoroso. In Flavor sì, in Cloud no. Buono, a me piace. Sa di vaniglia. Sa di vaniglia, certo. Vaniglia custard. Mentre in Flavor è più dolce. È molto più dolce. È molto più dolce. La parte di vaniglia si sente molto 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 bene, bella carica, bella carica come piace a noi. E ma anche te in Cloud. Proviamolo in Cloud senza drip tip. Cambia. Buono, molto buono anche in Cloud. Molto molto buono. No, è proprio buonissimo. Io preferisco in Cloud. Sì, anch'io. Qui esce appunto, come detto il bisello, una parte secca. Prima avete in aspirazione una roba allucinante di vaniglia ed ultra dolce, e poi vi arriva una nota secca data dal
dal wattaggio, che comunque viene scaldata proprio bene bene, perché 90 watt quindi la casta viene scaldata bene. Wattaggio. Molto molto buona anche in cloud. Eccezionale. Buono, a me piace. Drippati. Ma basta, io sono a posto. Anche perché non sono più abituato a svappare in cloud. Io ogni tanto sì, qualche scannata gliela tiro. Quindi ragazzi, Testi Vanilla by VaporUp Evolution, gruppo 2B Farm. Sì. Andate sul sito VaporUp, compratela, provatela e poi sapeteci di scrivere, sapeteci scrivere qualcosa nei commenti. E... molto buono. A noi ci è piaciuta. La vaniglia custard per amanti della custard. Bravo Stefano. Esatto, che lo salutiamo. Bravo Stefano, bravo. Quindi seguiteci dappertutto, seguite anche VaporUp Evolution. Con l'ultima sorpata del Viziello che fa un vaporone allucinante. Sì, qua c'è una nebbia incredibile. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Va bene, ciao.